Presidente, momento significativo per il cantiere all'ex Dormish, per il centro Villalta, con la posa dei primi pilastri che sosterranno questa creazione, questa struttura. Sì, i primi pilastri, come abbiamo visto, sono fioriti. È un bel inizio, l'obiettivo rimane, Franco Simone sta parlando, l'obiettivo rimane di essere pronti per l'inizio anno scolastico 24. È una sfida, considerando che abbiamo iniziato qualche mese fa con una demolizione che è stata molto più complicata del previsto. Adesso non mi ricordo quanti serbatoi di birra abbiamo trovato qua sotto, ecco, alcuni dei quali sono andati a rotame, altri simpaticamente sono utilizzati dai contadini come riserva d'acqua. Questo è un progetto che ridà dignità e decoro a un'area che, come ricordava lei, è rimasta nel degrado, è rimasta inutilizzata per parecchi decenni. Questo è vero, ma soprattutto quello che ci interessa dà ancora, dico ancora, di più dignità e decoro alla scuola, che credo abbia necessità di essere un momentino più curata sotto tutti i punti di vista. Comunque sottolineo che il Malignani e l'ITS per noi sono una colonna portante del personale dell'azienda dove lavoro. Credo che il 60-65% siano diplomati del Malignani e dell'ITS. Direttore, primi pilastri per il futuro MITS, che tipo di intervento è stato questo? È un intervento di edilizia prefabbricata, quindi un'edilizia industriale spinta, dove abbiamo spostato gran parte delle attività che normalmente vengono in cantiere presso gli stabilimenti di prefabbricazione. Come vedete, oggi abbiamo iniziato a posizionare le prime colonne, sono una colonne miste acciaio calcestruzzo, e poi arriveranno gli impalcati che sono anch'essi prefabbricati. Questo ci consente di arrivare in tempi rapidissimi in copertura con una qualità dell'esecuzione molto alta, e questo è un po' la chiave di lettura di questo progetto, perché siamo in centro città, non dovevamo avere un impatto sulla città, e quindi questo sistema costruttivo molto pulito, molto preciso, molto industriale ci consentirà di fare bene e fare in fretta. Qual è l'obiettivo a livello di tempistiche? Quando vi immaginate di concludere l'intervento? Allora, noi abbiamo un primo milestone importante che è fine anno, dove dobbiamo completare la copertura, e dopodiché ci proiettiamo subito su involucre, impianti e finiture. La nostra aspettativa è aver completato almeno la parte scuola per settembre del prossimo anno.